l'odierna pagina evangelica, Gesù richiama i suoi discepoli alla continua vigilanza. Perché? Per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita. Perché Dio continuamente passa nella vita. E indica le modalità per vivere bene questa vigilanza. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Questa è la modalità. Anzitutto, le vesti strette ai fianchi. Un'immagine che richiama l'atteggiamento del pellegrino pronto per mettersi in cammino. Si tratta di non mettere radici in comodo per rassicurante dimore, ma di abbandonarsi, di essere aperto con semplicità e fiducia al passaggio di Dio nella nostra vita, alla volontà di Dio che ci guida verso la meta successiva. Il Signore sempre cammina con noi e tante volte ci accompagna per mano per guidarci, perché noi non sbagliamo in questo cammino così difficile. Infatti, chi si fida di Dio sa bene che la vita di fede non è qualcosa di statico, ma è dinamica. La vita di fede è un percorso continuo per dirigersi verso tappe sempre nuove che il Signore stesso indica giorno dopo giorno, perché Lui è il Signore delle sorprese, il Signore delle novità, ma delle vere novità. E poi, prima era i vesti strette ai fianchi, poi si è richiesto di mantenere le lampade accese per essere in grado di rischiare il buio della notte. Siamo invitati, cioè, a vivere una fede matura, capace di illuminare le tante notti della vita. Noi conosciamo, tutti abbiamo avuto giorni che erano vere notti spirituali. La lampada della fede richiede di essere alimentata di continuo, con l'incontro cuore a cuore con Gesù, nella preghiera e nell'ascolto della sua parola. Riprendo una cosa che vi ho detto tante volte: portate sempre un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa. E questo è un incontro con Gesù, con la parola di Gesù. Questa lampada dell'incontro con Gesù nella preghiera della sua parola si è affidata per il bene di tutti. Nessuno dunque può ritirarsi intimisticamente nella certezza della propria salvezza disinteressandosi degli altri. È una fantasia credere che uno possa illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto coloro che vivono in bisogno. E Gesù, per farci capire questo atteggiamento, racconta la parabola dei servitori che attendono il ritorno del padrone quando torna delle nozze, presentando così un altro aspetto della vigilanza: essere pronti per l'incontro ultimo e definitivo col Signore. Ognuno di noi si troverà in quel giorno dell'incontro. Ognuno di noi ha la propria data dell'incontro definitivo. Dice il Signore: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Con queste parole il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso l'eternità. Pertanto siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza mai dimenticare che
che non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura. In questa prospettiva ogni istante diventa prezioso, per cui bisogna vivere e agire su questa terra avendo la nostalgia del cielo, i piedi sulla terra, camminare sulla terra, lavorare sulla terra, fare il bene sulla terra e il cuore nostalgico al cielo. Noi non possiamo capire davvero in cosa consista questa gioia suprema. Tuttavia Gesù ce lo fa intuire con la similitudine del padrone, che trovando ancora svegli i servi al suo ritorno, dice Gesù, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà al giardino. La gioia eterna del paradiso si manifesta così, la situazione si capovolgerà e non saranno più i servi, cioè noi, a servire Dio, ma Dio stesso si metterà al nostro servizio. E questo lo fa Gesù da adesso. Gesù prega per noi, Gesù ci guarda e prega il Padre per noi, Gesù ci serve adesso, è il nostro servitore. E questa sarà la gioia definitiva. Il pensiero dell'incontro finale con il Padre, ricco di misericordia, ci riempie di speranza e ci stimola all'impegno costante per la nostra santificazione e per costruire un mondo più giusto e fraterno. La Vergine Maria, con la sua materna intercessione, sostenga questo nostro impegno. Ante Deus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Te prego un caro Fatime. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Ora pro nobis, Santa Vergine. Grazie in tu a questo Domine mentre il nostro confondo, e che angelo annunziante, che questi figli tuoi incarnazioni con gli uomini, per passione meglio per il frutto, alla sua azione gloria per l'Italia, per Cristo in Domine nostro. Gloria a Padre, e Figlio e Spirito e Santo. Gloria a Padre, e Figlio e Spirito e Santo. Gloria a Padre, e Figlio e Spirito e Santo. Pro fideli e defunti, resum eterna in dona in domine. Requiesta in tuin pace. Sin nomen Domini benedictum. Aiuteum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotente Dei, Pater, Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, domani ricorre il 70° anniversario delle Convenzioni di Ginevra, importanti strumenti giuridici internazionali che impongono limiti all'uso della forza e sono volti alla protezione di civili e prigionieri in tempo di guerra. Posta questa ricorrenza, rendere gli stati sempre più consapevoli della necessità imprescindibile
di tutelare la vita e la dignità delle vittime dei conflitti armati. Tutti sono tenuti a osservare i limiti imposti dal diritto internazionale umanitario, proteggendo le popolazioni inermi e le strutture civili, specialmente ospedali, scuole, luoghi di culto, campi profughi. E non dimentichiamo che la guerra e il terrorismo sono sempre una grave perdita per l'intera umanità. Sono la grande sconfitta umana. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali e associazioni. Anche oggi sono presenti numerosi ragazzi e giovani. Vi saluto con affetto, in particolare gli adolescenti di Sacolongo e anche quelli di Creola, il gruppo della pastorale giovanile di Verona e i giovani di Cittadella. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Abbiamo ascoltato le parole del Papa e cercato